Guido Chiesa, lei ha portato all'ultimo festival di Roma il film Io sono con te. Partendo già dal titolo, se volessimo esplicitare questo Io sono con te, chi è con chi? Io sono con te è una delle frasi più dette nella Bibbia, più scritte nella Bibbia, e indica la vicinanza di Dio all'uomo. Il Vangelo ci indica con forza che questo avviene attraverso una madre. Finché nasceremo da donne, il progetto divino passa attraverso quella madre, perché la vita passa attraverso quella madre. Quindi io sono con te può essere tranquillamente inteso alla pari, sia come Dio è con noi, Dio è con ciascuno di noi, e ogni madre è con ciascun bambino che viene al mondo. E lei come è arrivato a decidere che voleva fare questo film, cioè un film su una delle storie più note e anche più abusate di tutti i tempi? Ma io penso, come ha detto un sacerdote che lesse la sceneggiatura e si stupì che si potesse tirare fuori qualcosa ancora di nuovo da quella storia, penso che in realtà da una storia come quella se ne potranno sempre tirare fuori interpretazioni, idee e suggerimenti nuovi. Detto questo, io sono arrivato al film un po' in maniera obliqua rispetto a quello che può essere il normale processo di uno che gli viene un'idea e fa il film. Un'amica di mia moglie, Meve Corbo, che non si occupa di cinema, ha incominciato a parlare della figura di Maria in una maniera completamente diversa, legandola a questioni come la maternità, la nascita, il parto, e facendo però riferimento non a interpretazioni di tipo eretico o blasfemo, ma strettamente ai passi del Vangelo. Mia moglie ne ha inizialmente beneficiato, è stata folgorata da queste intuizioni, me ne ha cominciato a parlare. La mia prima reazione è stata: sei pazza, non mi interessa minimamente. Poi, poco per volta, ho dovuto io stesso riconoscere la bontà di queste intuizioni. E ho dovuto riconoscerla non solo dal punto di vista razionale, che per me è stato importante, capirla razionalmente. Partendo da non credente, avevo bisogno di questo passaggio della ragione per arrivare a comprendere determinate cose. Ma anche ne ho potuto verificare la bontà pratica, perché questo messaggio di amore che in fin dei conti era dietro queste idee, mettendolo in pratica con i miei bambini, ho verificato che funziona. Cioè l'amore è, ad esempio, un metodo pedagogico migliore di qualunque altro metodo. È l'unico metodo che può garantire dei bambini, quindi dei futuri adulti, equilibrati, che hanno fiducia in se stessa e che crescono nel rispetto di se stessi. La prospettiva del film è quella, diciamo, una delle cose più particolari di questo film è spostare il focus dal figlio, diciamo, dalla storia del figlio alla storia della madre. Ma la sua Maria come personaggio, che è molto serena, pacificata, che sorride quasi sempre, eppure è molto determinata nel seguire soltanto la propria coscienza e quindi nel trasgredire le regole di un mondo, se vogliamo, maschilista, rigidamente costruito. La sua Maria così è più ribelle o è più piena di grazia? Noi ci siamo interrogati molto su cosa significava quella grazia di cui lei è piena. Siamo giunti a capire, a comprendere, che quella grazia di cui è piena si manifesta nella sua accettazione, di questo concepimento, diciamo, fuori dalle regole, e la segue in tutti i passaggi in cui che sono indicati nei Vangeli nell'infanzia di suo figlio. Una grazia che è accettazione del progetto divino e che si misura in termini di fiducia, rispetto e amore per la creatura che Dio gli ha dato. Questo è un modello pedagogico che va al di là di Maria e che può essere imitabile da tutti. Né in Maria si manifesta nella sua pienezza, irripetibile e unica, che permette a Gesù di acquisire quella libertà che anche essa è parte del progetto divino. I due passaggi sono necessari perché Gesù possa avere quella libertà per poter poi rivelarsi
rivelare il progetto divino nella storia dell'uomo, deve godere inizialmente di quelle cose che la madre gli ha dato. Ora, lei ha parlato di coscienza. Io parlerei più distinto. Ci piace pensare un po' Maria come una sorta di piccolo animale che protegge la sua creatura, seguendo il proprio istinto guidato non dall'egoismo, dal proprio interesse, ma dalla semplice, naturale aderenza a quello che Dio gli chiede, cioè di amare gli altri. Da questo punto di vista, la nostra Maria è una ribelle. E questo è uno degli aspetti del film, non intesa come rivoluzionaria in modo violento, aggressivo, come oggi nella nostra accezione la parola ribelle, rivoluzionaria è diventata, ma una ribelle a un contesto storico-sociale che viene spesso dimenticato nei film su questo argomento, che era un contesto molto patriarcale, maschilista, in cui le donne e i bambini erano considerati più o meno degli esseri inferiori. Nel suo film l'educazione, diciamo, l'approccio di Maria verso Gesù è determinante, come ha detto, per quello che sarà poi Gesù. Non le sembra che diciamo, attribuire così importanza all'esempio che viene dato ai propri figli getti una responsabilità molto grande non soltanto sulle madri di oggi e di tutti i tempi, ma anche sulla società? Cioè, il suo film è come se rilanciasse l'importanza della sfida educativa. Sì, questa non ho paura di dire che se riusciamo a rilanciarlo ne sono ben contento. Da questo punto di vista, quello che dicono i Vangeli è esattamente vicino a quello che oggi ci dicono, ad esempio, le neuroscienze, che non sembra aver nulla a che fare con la fede, ma le neuroscienze confermano questo. Quello che accade nella vita di ogni individuo, nei primi 3 anni di vita, ad esempio a livello cerebrale, è decisivo per come questo individuo, perché uno pensa solo al bambino, no, poi questo bambino diventerà un essere adulto, è in gran parte segnato da quello che accade in quei 3 anni. Quello che vorremmo dire attraverso il film e che secondo noi ci raccontano i passi evangelici è, viene ancora prima dell'educazione intesa come un insieme di regole. E Maria non dà nessuna regola a suo figlio. Prima di tutto è rispetto fisiologico per la nostra natura. Noi siamo mammiferi, non siamo altro. Siamo fatti per nascere da una donna e stare vicino a questa donna. Ci nutriamo di questa donna. Semplicemente ricordare che questa è la natura umana. Si parla di leggi di natura, questa è la natura umana. Quindi la donna, la mamma come centrale. Accanto a Maria però c'è Giuseppe. Che padre è Giuseppe? Lei lo descrive come marginale? No, non è marginale. È il patriarca che rinuncia a esercitare il proprio potere maschile attraverso le leggi, le regole, attraverso il proprio dominio datogli dalla storia, non dalla natura, in particolare sulla vita che nasce. Fa un passo indietro. Nel film c'è una scena molto, molto bella, particolarmente attuale, in cui i magi sottopongono il piccolo Gesù, come tutti gli altri bambini, a dei giochi di abilità. E Gesù, più o meno a un anno, non dimostra nessuna attitudine particolare, anzi vorrebbe addirittura scansarsi, sottrarsi. C'è in questo l'idea che con la razionalità dei magi, della scienza, non si possa arrivare alla verità, che magari appunto la scienza, la razionalità debba fare uno scarto per arrivare alla verità. Assolutamente sì. Quello che capiamo sempre di più è, di nuovo, la ragione e la fede possono camminare vicini, possono parlarsi, dialogarsi. Una delle cose che la scienza del Novecento ha capito è che vi sono dei limiti, e questi limiti, che potremmo definire trascendente, non sono valicabili dalla ragione. La ragione arriva fino a un certo punto. C'è un'altra cosa che in quella scena abbiamo cercato di raccontare, è che la divinità di Gesù, e questo ce lo dicono i nuovi Vangeli, non si manifesta nella eccezionalità del bambino. Il bambino non fa nulla di particolare. È nei Vangeli apocrifi che Gesù, già da piccolo, è un piccolo mago. Quando i re magi vanno a vedere, vi invito a rileggere i passi di Matteo in cui si parla di re magi, quando vanno a vedere Gesù,
perché la stella li invita, li indica la strada. 5 volte c'è scritto che vedono la madre e il bambino. Non c'è mai detto il bambino da solo e non c'è mai nulla di questo bambino di particolare. Non vola, non parla già, non c'ha un'aureola attorno alla testa. C'è una madre e un bambino. Questo ci sembra indicare nelle parole dei Vangeli, che sono estremamente curate e sono pietre, sono macigni, poi si innesta in una tradizione profetica, quindi stavano molto attenti a cosa dicevano, un modo per indicarci che i magi videro qualcosa nella relazione fra quella madre e quel bambino. Appunto, andando ai Vangeli, sono i Vangeli il testo sacro a cui si è ispirato, ha fatto riferimento maggiormente, la sua fonte principale per questo lavoro? Sì, tutti i passaggi narrativi e non solo, anche interpretativi, sono nei Vangeli, nel Vangelo di Luca in particolare, e poi quello di Matteo per quanto riguarda l'episodio dei magi e la posizione di Giuseppe. Abbiamo utilizzato un paio di elementi dai Vangeli apocrifi, in parte la questione di Giuseppe per tacciare l'argomento i fratelli e le sorelle di Gesù. Quindi abbiamo utilizzato la tradizione apocrifa di Giuseppe Vedovo, quindi poteva avere già degli altri figli. Però devo dire che forti chiavi interpretative di questi passi evangelici, che sono quelli narrativamente importanti per noi, ci sono giunti però, e questo è molto significativo, non da una tradizione di tipo teologico, bensì da fonti assolutamente spurie. Ad esempio, un ostetrico ginecologo medico francese che da anni si batte per la demedicalizzazione del parto, per il parto naturale, e che dice all'interno dei suoi libri improvvisamente: quale miglior racconto di un parto naturale di una madre che partorisce da sola in una grotta? Oppure all'interno di un libro di una psicoterapeuta ebrea polacca, quindi nulla a che fare col cattolicesimo, la quale dice: quale migliore esempio di una pedagogia basata sul rispetto e la fiducia di quello di 2 genitori che quando il loro figlio scappa a 12 anni per 3 giorni e non lo trovano, invece, quando lo rivedono, invece di riempirlo di sberle come consigliava di fare l'Antico Testamento e come molti genitori vorrebbero ancora adesso fare, gli chiedono solo la ragione di dove è andato. Ecco. Queste fonti così non eretiche ma sicuramente eterodosse sono state per noi la conferma che dentro i Vangeli c'è qualcosa non solo di forte per i credenti ma anche per i non credenti, e che parla ancora ai cuori delle persone di oggi. Il suo film è stato accolto in maniera positiva, insomma quasi tutte le critiche sono buone. L'unico dettaglio, insomma l'unica cosa che le rimproverano spesso è il piglio femminista della sua Maria, che andrebbe in qualche modo a incrinare la descrizione attenta, filologicamente molto fedele, della Palestina dell'epoca. Cosa risponde rispetto a questa critica? Ma due cose: che l'essere dalla parte delle donne è sempre difficile, quindi credo che ci sia comunque un fondo di misoginia, anche perché spesso e volentieri sono i maschi a scrivere questa cosa, ancora latente in molti maschi, anche fra i giornalisti e critici cinematografici. Ma c'è un altro aspetto che queste persone tendono a dimenticare, e per cui la parola femminismo è veramente un po' fuori luogo. Vale a dire che dimenticano, cosa che noi abbiamo cercato di fare, il contesto in cui questa vicenda è maturata. Bene, per degli evangelisti raccontare che all'incipite della narrazione di questa nuova religione vi è una donna era una cosa scandalosa per l'epoca, per i romani, per i greci, per gli ebrei, e questi evangelisti erano quasi tutti ebrei. Era inaccettabile, non era previsto da nessuna tradizione profetica, ed era inaccettabile che una donna fosse artefice di qualcosa, fosse anche solo strumento, fosse anche solo punto di passaggio. Era impura una donna, era un elemento, era Eva. La Chiesa giustamente nel corso dei secoli ha insistito su Maria, la nuova Eva che ribalta Eva, e già questo è uno scandalo, già questa è una ribellione, una rivoluzione se vogliamo. Riproporlo in termini storici, che è quello che abbiamo cercato di fare noi col film, vuol dire restituire quello scandalo, uno scandalo che io credo che ancora oggi valga, ma indicare nella sua maternità, cioè nel suo creare la vita,
il suo straordinario potere e l'unicità del femminile e la forza del femminile. Questo ancora scandalo oggi.